Allora, Capitan Bregliano della Sanremese, 1-0-0 interno contro Livorno oggi nel turno frasettimanale, una partita in cui siete rimasti in inferiorità numerica dopo 9 minuti per l'espulsione di un vostro giocatore, nonostante ciò contro una squadra anche forte avete resistito e siete riusciti a portare via un pareggio. Sì, giocavamo contro una squadra forte, soprattutto negli interpreti davanti, penso a Cericola, a Miracoli, a Conti, Sì. un pacchetto offensivo veramente di giocatori importanti, infatti arrivavano prima di questa partita la prima in classifica. Noi abbiamo anche approcciato bene, secondo me, poi su un episodio dove siamo stati un po' leggeri, abbiamo diciamo, preso questa espulsione, però da lì poi è scattata la molla nella testa della squadra, dei ragazzi, di voler lavorare insieme, di volersi applicare, difendere, cercare di non prendere gol, che è una cosa che ci eravamo promessi di fare, e così è stato, non disdegnando comunque anche un paio di ripartenze che alla fine poteva regalarci 3 punti, però alla fine finire 0-0 contro la prima in classifica in 9, in 10 dal decimo minuto è qualcosa di grande che ci dobbiamo portare avanti per il prossimo della stagione. A parte la partita di oggi, da capitano, ti chiedo se sei soddisfatto di questo avvio di stagione della tua squadra. Ma soddisfatto no, perché secondo me questa squadra è una squadra che ha valori importanti, sia umani che tecnici, e Sì. non si deve porre limiti, quindi la cosa che ho detto anche al tuo collega, noi dobbiamo diventare una squadra che subisce pochi gol perché è nelle nostre corde, perché siamo una squadra forte, e soprattutto nelle prime giornate abbiamo subito tanti gol sulle palle native, adesso stiamo cercando di sistemarle, quindi siamo ancora in fase di rodaggio, diciamo, anche se siamo alla sesta giornata, però dobbiamo partire dalle prestazioni che stiamo facendo, perché oggi abbiamo fatto una grossa prestazione in 10 e andare avanti. Adesso domenica avrete l'altra partita in casa contro il Borgaro al termine di questa settimana, contropartite in 7-8 giorni. Sì, come dicevo il tuo collega, nel girone A sono tutte partite difficili, non esistono squadre materasso, sono squadre attrezzate, dobbiamo lavorare bene questi 3 giorni, recuperare dalla fatica di oggi perché sono state tante, però pensare partita per partita e cercare di fare i 3 punti già la domenica. Benissimo, faccio un grande in bocca al lupo a te, alla tua squadra e alla tua società per il prosieguo. Grazie mille, Ivo.